Ciao a tutti e benvenuti a Bo, un podcast a cura della società Dante Alighieri di Città del Messico. Io sono Martina. E io sono Joyce. E insieme scopriremo quelle espressioni italiane intraducibili o che ci fanno dire Bo. Joyce, ti ricordi che nell'episodio passato abbiamo parlato del dolce far niente, no? E come? Però forse a far niente dopo un po' ci annoiamo. Quindi immagina che decidi di chiamare un amico per uscire. Certo. E gli chiedi di farti uno squillo quando arriva sotto casa tua. Sì, beh, diciamo che oggi come oggi non è che mi capita più tanto spesso. È vero. Uno, perché vivo in un paese nel quale non ho tanti amici con la macchina. Che vengano sotto casa a prenderti. Esatto. E due, perché comunque adesso fare lo squillo è stato un po' sostituito da WhatsApp. È vero, sì. Oppure da comunque... Le persone piuttosto suonano il campanello. Esatto. Però sicuramente quando ero più piccolina sì, mi è capitato abbastanza spesso. E l'espressione è anche un po' rimasta. Esatto. Non si riferisce allo No, squillo. Infatti, esatto. Comunque non so se lo sai che comunque la definizione che abbiamo noi di fare lo squillo non è che si limita a ciò che viene detto dal Corriere della Sera, ovvero che si tratta solo di una breve telefonata. Certo, sì. Infatti il significato è duplice. Può essere... Il fatto di chiamare, tipo quando stai flirtando con qualcuno e dici, ehi, fammi uno squillo, tipo, chiamami. È vero. O fare uno solo squillo per far sapere l'altra persona che la stai pensando, come fanno i miei genitori. È vero. Tipo in pausa pranzo si fanno uno squillo per dire, sono qui, ci sentiamo. Dai, che bello. Sì. Si diceva che è una cosa che mi succedeva spesso negli anni 2000. E ultimamente non più, però anche sotto forma magari di trilli su MSN. Ah, è vero. L'altro giorno pensa che leggevo un articolo che diceva che in base al numero di squilli ricevuti ha un significato diverso. Quindi come tipo? Dicevi te, uno squillo magari ti sto pensando, due squilli è magari, non lo so, mi manchi, e tre squilli è ti amo, una cosa del genere. Wow, cioè, bisogna fare attenzione allora. Sì, ci hanno proprio inventato un codice morse per davvero? I squilli. Non sì. Sapevo questa cosa, sono un po' fuori da da questo, giro. Esatto. Quanti anni hai? 23. Ah, ecco. Però sì, mi ricordo che alle elementari o all'inizio delle medie tornavo a casa dopo la scuola e passavo i miei pomeriggi su MSN a parlare con i miei amici. Sì. Che avevo appena visto, però. E magari ti mettevi poi a fare i compiti e all'improvviso ti suonava il PC con un trillo per dirti tipo, ciao, sei ancora lì, ci sei? Sì. Tipo un po' i poke su Facebook, forse. Che non ho mai usato, non so, no. non so neanche da dove iniziare, cioè se dovessi usarli veramente. Sì, credo che in realtà non si possa neanche più fare, è una cosa che non esiste più. Comunque stavo, cioè, pensando a come questa situazione potrebbe applicarsi alla realtà, e secondo me le cose non è che andrebbero proprio così, o perlomeno non andrebbero così in Puglia. Certo. Più che altro stavo pensando, sai quante volte mi trovo a pranzo con i miei nonni e inizia a entrare un parente dopo l'altro, senza fare né un poke, né un trillo, né uno squillo, e alla fine ci troviamo a pranzo a tavola in 10, così da un momento all'altro, con la nonna che continua a tirare cibo fuori da non so dove. Magico. E niente, questa era comunque una parte della nostra cultura che volevo comunque presentare al nostro ascoltatore, perché sì, per me è molto curiosa. No, non so vero. Com'è nella tua regione, ma... Ma in Piemonte diciamo che non tanto. Non esatto. So perché, forse siamo un po' più... Ci piace un po' di più pianificare. Quindi ad esempio mia madre, se deve venire qualcuno a mangiare da noi, lei lo deve sapere una settimana prima, ecco, per ordinare, ecco, per appunto cucinare. E non se ne può parlare che sia una cosa così improvvisa senza esatto avvisare. Quindi avvisare è importante. Assolutamente, per me sì. Esatto, quindi parlando proprio di avvisare o di abitudini telefoniche in generale, mi è venuta in mente che noi comunque come italiani abbiamo un rapporto abbastanza morboso, non tanto con il telefono, ma più che altro con le telefonate. Sì, è vero. Cioè almeno io più che altro quando vivo un po' questa relazione che c'è tra mio papà e mia nonna, mio papà, pur avendo 54, quasi 55 anni, viene chiamato tutti i giorni dalla nonna, capito? Sì. Ed è una cosa che io non ho mai visto all'estero, cioè certo, io ho molti amici magari dalla Germania che sentono i loro genitori anche una volta al mese, una capito? Volta al mese? Sì. Quello è davvero poco per me. È vero, è vero.
Sì, no, ma infatti mi ricordo anche solo che il mio primo telefono l'ho ricevuto a 9 anni. Ecco. Perché in colonia, anche solo se era una settimana, mia madre doveva sentirmi tutti i giorni. Per farti uno squillo proprio per telefonare? No, proprio per telefonare. Ok. Mentre parlando con un amico spagnolo mi ha detto che loro fino ai 15 di solito non, ecco, non glielo danno. Sì, è molto diverso. Sì. Comunque, niente, oggi vi abbiamo presentato un termine che non troverete molto nei dizionari, perché si tratta di un termine colloquiale. Esatto, però comunque è molto interessante la storia che c'è dietro. Uh-huh. E se tu, ascoltatore, hai suggerimenti o dubbi riguardo ad alcune espressioni, ci trovi su ladante.com.mx.